Avremo la bellissima occasione di avere sul palco una piccola presentazione di schema e passerei adesso la parola a Gabriele in maniera che possa illustrarci meglio cosa succederà. E dopo l'attacco invece vi presenteremo il film con il nostro ospite d'onore, Peter Nelis. Per adesso intanto vi lasciamo alla. Sì, buonasera a tutti, ci sono tante facce note chiaramente del nostro circolo, però speriamo che questo appuntamento possa servire per fare conoscere la scherma a chi ha avuto modo di vederla soltanto in televisione ogni 4 anni alle Olimpiadi. Questa volta è l'occasione magari per vederla intanto dal vivo e avere la voglia magari di venirla a provare da noi al circolo Scherma Raggetti in via Baracca. Sono 107 anni che il nostro circolo esiste qua a Firenze, ha raccolto tanti successi e speriamo che anche i ragazzi nostri che sono in sala e che poi saliranno sul palco magari possano rinverdire proprio questi successi. Quindi non aggiungo molto altro se non il fatto che comunque la scherma, vederla a teatro non è una novità o una cosa originale, perché in realtà la scherma nasce, e specie il fioretto, come arma da esibizione, quindi anche nel Novecento, nella prima parte del Novecento, era normale vedere nei teatri tirare grandi campioni. Anche a Firenze è successo, al Teatro della Pergola, all'Arena Nazionale, eccetera. Quindi questa è un'occasione per invertire anche queste abitudini che c'erano un tempo. Ora lascerei la parola qui a Tommaso Marchi, tra l'altro. Appunto, è il maestro più giovane in Italia, quindi insomma un applauso anche per lui. È presente in sala anche il maestro Alfonso Gentile, che è il caposcuola della nostra società, quindi un applauso anche a lui. Ora Tommaso ci spiegherà brevemente due cose proprio sul fioretto, che è l'arma che poi vedremo nel film, e vedrete nel film, e quella che useranno i nostri ragazzi per l'esibizione. Vedrete due assalti tra ragazzi di età diverse e poi faremo un applauso, faremo salire sul palco anche gli altri ragazzi che sono in sala e che domani sono impegnati in una gara importante proprio al nostro circolo, e quindi insomma faremo un applauso anche a loro in vista dell'appuntamento di domani. Ecco, lascio la parola a Tommaso proprio per due parole sul fioretto, su quelle che sono le regole per capirlo meglio. Poi, durante l'assalto e durante il film. Allora, innanzitutto farei salire su tutti i ragazzi che sono qua, che domani avranno anche un appuntamento molto importante per noi. Infatti organizziamo il Trofeo del Gran Ducato, che è una gara satellite della Federazione Italiana Scherma. Domani Lapo, Riccardo, Lorenzo, Gregorio, Gabriele, Francesco, Riccardo, Tommaso, Simone, Gregorio, Pietro, Guido e Francesco saranno impegnati nella prova di Firenze. Sta salendo anche Giacomo. Molto brevemente, senza annoiarvi, faremo due assalti veloci di fioretto, che è la specialità che noi pratichiamo in quantità maggiore presso il nostro circolo. Il fioretto è un'arma convenzionale, ovvero soggetta a un giudizio, a una ricostruzione arbitrale. Vi spiegherò durante l'assalto, che così facilito un po' la comprensione, vedendo anche, toccando con mano le azioni, cercheremo di ricostruirle e di dare significato a magari anche ad occhi che non hanno mai visto questo sport. Io nulla, per me è un onore, vi ringrazio e buona visione, buon divertimento. Quando Carlotta prova a toccare il giubbetto di Lorenzo, si accende la luce verde.
Quando Lorenzo tocca, ovviamente Carlotta si accende la luce rossa. Quando si tocca in un bersaglio che non è compreso tra quello valido, la luce che si accende è quella bianca. Quindi Carlotta prova a toccare sul braccio Lorenzo. Ok. In guardia. Pronti? A voi. Alto. Attacco di Lorenzo. Quindi costruiamo l'attacco. Attacco è si intende tutto ciò che segue un movimento in avanti con le gambe, con la punta possibilmente che minaccia il bersaglio. Viene parato da Carlotta, quindi c'è un movimento, uno spostamento, un tocco del ferro, la risposta bersaglio non valido. Uguale. Pronti? A voi. Altro, come abbiamo visto, l'attacco di Carlotta è andato a segno, quindi 1-0 per Carlotta. In guardia, pronti? Sul filetto, Lorenzo, pronti? A voi. Altro, la precedenza dell'attacco è da destra, quindi Carlotta, primo attacco purtroppo è uscito, la rimessa di Lorenzo ha toccato, quindi attacco no, rimessa tocca, 1-0, in guardia. Pronti? A voi. Alto attacco, da destra, il bersaglio non valido. Pronti? A voi. Alto attacco, sempre di Carlotta, viene parato da Lorenzo. La risposta va in bersaglio non valido. Pronti? A voi. Alto, attacco di Carlotta tocca, siamo 2-1, in guardia, pronti, a voi. Alto, attacco come avete visto. Viene parato da Carlotta, la risposta va a segno, quindi siamo 3-1 per Carlotta. In guardia, pronti? A voi. Alt. In questo caso abbiamo un attacco di preparazione, ovvero l'attacco di Lorenzo non viene portato con continuità, c'è una sospensione nell'attacco. Quindi procede Carlotta ad avanzare e tocca il bersaglio non valido. Pronti? A voi. Altra, come avete visto l'attacco di Carlotta viene parato da Lorenzo, risposta tocca, siamo 3-2, pronti? A voi. Altra, attacco di Carlotta, questa volta non arriva al bersaglio, la ripresa dell'attacco è di Lorenzo, quindi siamo 3-0, pronti? A voi. Alto, attacco parato da Carlotta, risposta tocca, 4-3. Pronti? A voi. Alto, questa volta l'attacco di Carlotta incontra il fioretto di Lorenzo, la risposta che tocca, siamo 4-4. Facciamo l'ultima stoccata e poi faremo seguire altri due nostri atleti. Pronti? A voi. Altro, l'attacco di Lorenzo che tocca, 5-4, facciamo un saluto. Certo, Petana, prima posizione, facciamo un saluto. Applauso, bravissimo. A voi.
attacco, da destra tocca, 1-0, pronti, a voi. Altro, attacco da sinistra, a segno, 1-1, pronti, a voi. Altro, sull'attacco di Alberto, quindi sull'avanzata di Alberto, c'è una presa di ferro di Tommaso, che para e risponde, 2-1, destra, pronti, a voi. Altra parata risposta che va in bersaglio non vale. Pronti? A voi. Altra, attacco, tocca, 2 pali. Pronti? A voi. Altra. Sulla preparazione di Tommaso, quindi non c'è un'avanzata. L'attacco è di Alberto che tocca 3-2. Pronto? A voi. Altro, attacco, tocca. Pronti, 3 pali, pronti, a voi. Altro, attacco, sempre da destra che tocca a sinistra. 4-3, pronti, a voi. Guardia, pronti, a voi. La rimessa, stretta misura. Come avete visto, stretta misura, Tommaso ha toccato da dietro la testa. Vorrei ricordare che l'apparecchio si accende solo quando la punta si schiaccia, quindi si può toccare solo con la punta. A differenza anche di un'altra specialità che c'è nella scherma, che è la sciabola, a quale si può accendere sia di taglio che di controtaglio. Quindi, in guardia, pronti? A voi. Alto attacco, da destra a sinistra tocca. Pronti? A voi. Attacco. Che tocca il bersaglio non vale, pronti, a voi. Altro, come avete visto qua l'attacco era di Alberto, soltanto qui c'è stato un contrattacco, quindi è una situazione di offesa su un'offesa dell'avversario, quindi su una situazione di attacco non si pare e si risponde su come tradizionalmente si vorrebbe, ma si va a effettuare un contrattacco. Con questa chiudiamo. Facciamo il saluto e facciamo un grande applauso a veramente una bellissima sala.